Chiudiamo così, diciamo, due parole di saluto. Allora, le forbici le lasciamo. Mettiamo a disposizione. Grazie. Vediamo di fare il possibile, soprattutto di non deludervi. Sappiate che c'è sempre una linea di telefono aperto, messaggio e soprattutto la porta aperta presso la nostra amministrazione per raccogliere suggerimenti, richieste e quant'altro. E lo facciamo in un momento prenatalizio, un momento bello e ideale. E diceva prima Primo Pompili, anticiperemo il piano neve facendo gli scongiuri, tante attività, come dire, hanno aperto qui, buttiamo un po' di sale a favore di tutti, diciamo noi, lo dico, certo. Mi perdonerete, lo dico in dialetto, contro la media. Contro la media. E faccio davvero ancora a questa attività, ai proprietari di Stoglia, a Dario Olimpia, migliori auguri, in bocca al lupo. Grazie. E a tutti voi e buone feste di Natale a voi. Grazie. E alle vostre famiglie. Grazie, grazie ancora. Io ringrazio il sindaco, innanzitutto perché diciamo una bella persona. E soprattutto, come dicevamo prima, a volte sono le persone che fanno la differenza. Grazie. Nell'amministrare. Grazie. I territori. E so che lei è una persona, diciamo, particolarmente attenta al territorio, ai cittadini e quant'altro. Siamo orgogliosi di essere venuti a Castelnuovo, nonché Castellalto, giusto appunto, però diciamo a Castelnuovo, cittadina diciamo particolarmente propensa, diciamo, a questa attività che forse, diciamo, mancava anche. Siamo orgogliosi che ci ospitate, perché anche questo è un segno di benevolenza da parte, diciamo, dei cittadini, non so come chiamare, Castellaltesi e Castelnuovesi. Castelnuovesi. Quindi al piacere, come dire, di essere qui e di continuarci a stare ben volentieri. Grazie. Con voi. Grazie. 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 E adesso un bel aperitivo. Anche per Fiat c'è un piccolo